si chiude con una sconfitta il campionato a due volti della VL. A Brescia la squadra pesarese esce battuta per 86-84, non riuscendo a recuperare nei minuti finali una partita che aveva condotto per larghi tratti. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per 47-42, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro riesce ad allungare fino al più 14, ma il risultato viene messo in discussione dai padroni di casa, che riescono a trovare la parità a 4 minuti dalla fine. Il definitivo sorpasso arriva a meno di un minuto dalla sirena e i 16 punti di Filipoviti e i 13 di Robinson non hanno evitato alla VL il quarto KO di fila, terminando la stagione al 13° posto e un'annata fatta di tante soddisfazioni ma anche di tanti rimpianti. La finale di Coppa Italia e un'ottima prima parte di campionato che ha visto Pesaro orbitare nei primi 8 posti rimangono comunque un dolce ricordo e coach Repesa al termine del match si complimenta con la squadra per i risultati ottenuti. Il primo quarto dopo abbiamo messo difesa a posto, attacco in posto, attacco a posto e tutto funzionava molto, molto bene fino a 34-35 minuti. Dopo per sfortuna abbiamo buttato via tutto che abbiamo fatto bene prima. Dopo più 14, quando sembrava partita già vinta, abbiamo subito un break veramente pesante dove non abbiamo fatto bene in transizione difensiva, non abbiamo fatto bene in difesa e così è finita come è finita. Mi dispiace non finire con una vittoria che ci voleva per come onore per tutto quanto che abbiamo fatto quest'anno, ma la vita è così, va avanti e vorrei fare complimenti ai ragazzi per tutto che hanno fatto quest'anno, come sono stati disponibili, come ho lottato uguale stasera e così.